quartiere senza futuro, senza avvenire, con una sola via di entrata, una di uscita. Tu domandi al 90% di Torino, manco sa, forse non è mai passato dalla Falchiera, non sa manco cos'è, perché esiste. Parla che i miei figli non possono scendere, manca tutto, i giardinieri, tutti i figli sono così, i drogati, il primo problema della Falchiera sono i drogati, devi dire. Manca poi il pallone, togliamo prima questo problema e poi il pallone viene... Manca tutto, che cazzo, manca tutto. Non ha futuro. Non ha futuro. Ci devono fare, ma non così, a rovinare le persone. Tutte drogate e tutte pezzo di merda. Il 12, Perno. Io il 13. Chi è che vuole fare il 13? Io, il mio. Chi è che vuole fare il 13? È mio. Tu hai fatto il 13? Davide, io ho preso la maglia numero 11. A Davide Mele. Va bene, va bene. Poi a lui lo faccio stare un po'. Sono un po' piccoli. E io sì, Enzo si mette il numero 2. Remo, cosa aveva tu? Il 4. Ma chi sei, Giorgio? Aspetta, questo è il 4, Luciano Grillo, non posso fare la scena per sbagliatoio, poi Amedeo l'8. Chi era il 3? Il 3 lo sta. Ruggero. No, Mario, è cosa? Ah sì, è vero, Mario. Non c'è. La faccio io, però non gioco. Io faccio la scena per lo sbagliatoio. Di giocare proprio no. Mario, ecco 4. Fatto il pacco, Mario. Ma c'hanno 5. Io sono il 5, vero? Ma con la media del cazzetto che devi passare. No, ma ci cambiamo. Mi capito? Portiere, chi è? Io. Passo. No, cerca di fare la testa. Il 6. Mai aperto un libro io per studiare. E mi ricordo che c'avevo dei professori proprio impestati. Quando andavo a scuola, alzavano pure le mani. C'era un tipo, si chiamava Belmonte, un figlio di mula, era. E minchia, alzava le mani questo qua. Quando ti interrogava, se non sapevi le cose, ti alzava le mani. Minchia, l'hanno preso in 4-5, l'hanno mandato in ospedale, ci hanno spaccato le costole. Quando è tornato poi dall'ospedale era diventato un santarello, non faceva più niente. E c'avevo quel professore che era impestato. Poi c'avevo una professoressa che mi ricordo ce l'ho avuta in seconda media, in terza media, dopo l'anno che sono stato bocciato. E io a sta professoressa di matematica, adesso non mi ricordo neanche il nome, comunque non la conoscevo più. E lei mi ha sempre promosso, però sta professoressa a me, ogni volta che entrava in classe, era il suo orario, io entrava, come entrava diceva, Moretti vai fuori. Mi mandava sempre fuori, non ho mai seguito la lezione di matematica, perché diceva che disturbavo. Allora mi mandava sempre fuori. Io sta professoressa proprio non la conosco. La scuola io l'ho sempre odiata e mi è sempre piaciuta. C'è stato un odio e un piacimento per me, perché quando iniziai ad andare a scuola, parlo già delle medie, non parliamo delle elementari perché ricordo poco delle elementari. Cioè mi ricordo solo che ero un cretino, che non capivo un cazzo, ed ero il più come si può dire. Quello va, lo zimbello di tutti gli alunni che mi facevo prendere in giro perché ero casa e chiesa, abitavo ancora fuori dal quartiere della Falchiera. Poi venendo ad abitare a Falchiera ho incominciato ad andare a fare le medie e feci la prima media qui alla scuola nuova di Falchiera. Ecco che lì ho cominciato a trovare tutto un cambiamento intorno a me, vedevo ragazzi maleducati, professori strani, vestiti in una certa maniera, tutto diverso a quello che ero io e quello che facevo nell'altra scuola. E allora di lì ho cominciato a cambiare mano a mano io, cioè la mia persona cominciava piano piano a cambiare, a diventare sempre più bastardo. Cioè ci sono riuscito, in pratica mi hai fatto diventare bastardo la Falchiera, sono sicuro. Non lo so mica oggi. Oh, ma la mala maglia l'hai buttata per terra perché ti ho detto così adesso, che vuoi vendicare. No, perché giù è sbagliato. Tu quando vengo a casa tua mi fai pagare il caffè. E allora? Io come ho capito io li giudico tutti i ladri, rubano. No, sai perché il capo solo del movimento, ma siccome che io ho detto che il caffè lo devono dare gratis, adesso venga a sapere queste cose, non glielo faccio fare più. Eravamo in campeggio, facevano quello che è mio, quello che tu è mio. Fai il portiere! Furbi!
così faceva il campeggio. Ah, tu? Quello che è mio, quello che è tuo è nostro. Insomma, il movimento... È la mia macchina che fino a fa. E poi dicono di fa che loro sono vogliono cambiare il mondo. Azzo, se cambiamo il mondo così siamo a posto. Il sogno mio sarebbe di avere la possibilità di girare tutto il mondo. Di girare tutto il mondo. Con i soldi. Non girare il mondo da vagabondo, da minchia raccapezzolare un panino da una parte e uno dall'altra. Di girare tutto il mondo stando bene, ogni parte che vado avere i soldi per divertirmi di qua. Però voglio vedere tutto, tutti i paesi, tutto voglio vedere. Questo è un sogno che veramente vorrei. Partirmene oggi, un esempio fare 13 alla schedina, avere 300-400 milioni. Prendere, io non investirei da nessuna parte, non è che li investirei, li farei fruttare o mi comprerei una villa, no, io ci avrei 500 milioni, prendo e parto e me ne vado, metto minchia, me ne vado coi soldi, non c'è niente da fare, giro tutto il mondo, giro. Tutti i paesi devo vedere del mondo, questo è un mio sogno. Che vorrei realizzare, però secondo me i sogni non si realizzano mai. Mi piace un po' gonfio sopra, no? Che si vede un po' la parte sopra, cioè tranquilla, così, no, col ciuffo che mi scende giù, no. E lei, ma sai, allora questi giorni per farla contenta li ho tagliati, giustamente, l'ho fatto un po' corto qua, però lei gli piace quello che sono, capito? Lei... Ecco, secondo te perché lei sta insieme a te? Ah, lei sta insieme a me perché, diciamo... Secondo te, perché? Secondo me, perché magari sono un po' affezionato a lei, che magari io ogni tanto quando mi fa rapare ci tocco un po' le tette, no? E lei mi dice, stai bravo, dai, tanto, non fare così. E io ci dico, ma guarda che sto scherzando. E vabbè, ma dai, c'è gente. Faccio una figura, ti dai, io fa. Perché lei c'ha proprio le tette grosse, sincerità, c'ha un bel seno. Proprio un bel seno ben fatto. E lei gli prende male che davanti alla gente io fisicamente cammino. E che belle tette, pum! Io ho deciso di sposarmi il giorno che mi ero stufato di andare in giro con le donne. Perché non avevo. Avevo la nausea ormai di. Cioè non avevo più una vita tranquilla. Arrivavo a casa, una telefonata, stasera diciamo. Stasera non posso perché devo uscire con un'altra, ovviamente non lo facevo sapere a chi, dicevo ho dei problemi, non posso venire di qua di là, si dormiva la sera a destra, non sapevi mai quando rientravi a casa. E questi problemi qua, e poi sempre la stessa musica, andare a casa di una donna, trattarla, stare lì, passare tutta la serata, tutta la nottata, sempre le stesse cose, per arrivare sempre a quello scopo lì. Cioè il mio scopo più che il sesso era il denaro, arrivare a farmi pagare, diciamo di fare prostituto. Il massimo che sono stato con una ragazza, assieme, me lo ricordo, era appena avevo preso la patente, c'avevo la 500 e sono stato un anno assieme a una ragazza che abita ancora a Nichelino e si chiamava Sonia.
e pensa che l'ho persa per colpa del Milan a questa ragazza, perché io la domenica, lei usciva solo la domenica, non sta ragazza, solo la domenica usciva, ed era un anno che ci usciva assieme, però io la domenica, il sabato e domenica usciva, però la domenica io me ne andavo sempre allo stadio, no? Me ne volevo sempre andare allo stadio, poi c'ho delle brigate rossonere, perciò me ne andavo in trasferta da tutte le parti. Un bel giorno lei, una domenica, un sabato sera che siamo usciti assieme, mi fa, mi fa domani è il mio compleanno, mi fa lei, e ti voglio far conoscere i miei genitori, a casa mia che facciamo la festa e ti faccio conoscere i miei genitori, tanto lo sanno che è un anno che esco con te oramai e ti vogliono conoscere, no? E io gli ho detto no, guarda che domani io devo andare allo stadio, adesso non mi ricordo che partita dovevo andare a vedere, comunque no, devo andare allo stadio. Lei mi fa no, dai, domani devi venire a casa mia, di qua e di là. Ho detto no, no, non ci vengo, inutile. Poi si è incazzata e mi fa allora se domani non vieni, se domani vai allo stadio devi scegliere domani tra il Milan e scegli te, se domani non ti vedo arrivare a casa mia alle 2:30 vuol dire che hai scelto il Milan. Io l'indomani me ne sono andato allo stadio, da quel giorno lì non l'ho più sentita. Così, senza soldi, senza niente, partivamo, andavamo per esempio a ballare, facendoci 200-300 chilometri, no? Ma non era la voglia di andare a ballare, era la voglia di cambiare, di stare, piuttosto di sapere che di passare un sabato e una domenica qua sotto, preferivamo prendere e sprecare il nostro tempo, consumare il nostro tempo viaggiando, no? Viaggiando magari per trovare la scusa di andare a ballare il sabato sera, per esempio a Brescia. Così prendevamo e partivamo senza soldi, in autostop oppure con dei passaggi tra amici, così, e riuscivamo ad andare in questi posti qua. Passavamo delle notti in piedi in modo molto 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 diverso da quelli che sto passando adesso. E diciamo che in me sentivo, cioè in questi viaggi sentivo proprio, pensavo tanto. Il fatto che, cioè mi ha fatto incazzare poi quando sono arrivato a capire il modo in cui ci hanno trattato in questa città di merda, no? Di merda, io dico città di merda, Torino, come ci abbia isolato dalla città, cioè mi ha fatto quasi pensare che ci abbiano sbattuti in un angolo e lasciati lì, come per dire crescete, crescete, però non ha calcolato che quando noi saremmo diventati grandi saremmo rientrati in città a fare casino, cercare quello che abbiamo perso. Magari tipo rubare una macchina, tipo magari andare a scassare i vetri, a fare tante cazzate che uno non si immagina. E poi scrivono sul giornale la Falchera e il Bronx, però non vanno a vedere perché... Il... Falchera e Andrea. Mi faccio passare. Sputa Franco, sputa, sputa! Non avevo quel carro da volta, sputa. Hai fatto no? Quelle merda, te. Io qua? Ruffiano! Vecchio! E da quando
da quando ho conosciuto il tuo ma ieri sera sono tornato tardi. Stamattina mi ha mandato a parlare un po'. Sei andato poi via. Andiamo, che schiuso. E poi mi ha fatto giorno e otto. Una volta per un po'. Per miracolo. Vergogna. Massimo, dai, dai. Ah, se non ti telefonano, no. Cioè, il fatto di vivere in questo quartiere non mi fa sentire proprio fiero. Posso parlare bene della gente della Falchera, sono tutte persone buonissime, che se sbagliano, cioè i problemi della Falchera sono i problemi della nostra società in fondo, non è che il quartiere ha degli sbagli suoi, personali, cioè. Quartiere fa parte di una civiltà, di una cultura, quindi frutto di quella cultura. Quello che mi dispone molto è che questa gente non nasce essere quello che è adesso, ma è stata portata a essere così. Cioè loro li hanno messi qui perché i loro stipendi non erano buoni, no? Voi dovete stare lì perché tanto lì vi abbiamo messo le case, lì dovete andare, siamo venuti qui, dobbiamo stare qui. Non ci hanno dato dei servizi sufficienti, molte iniziative culturali ci dobbiamo creare da noi, perché non c'è modo di divertirsi, di passare il proprio tempo libero in queste parti. Poi chiaramente poi questi problemi si sono accentuati per il fatto che magari in queste zone si concentrano più drogati, più delinquenti, più truffatori, c'è tutta questa gente che magari se in qualsiasi altra zona di Torino, ma che qui per il fatto che comunque è un posto creato per mandarci i poveretti. Ecco che allora questo quartiere diventa una zona da non frequentare. E chi ci abita anche. Per favore un po' di silenzio. Buongiorno. Capitano, per cortesia. Certo. Per cortesia i cognomi. Moretti. Andrea. Montanarelli. Lorenzo. De Cicco. Mario. Avevo 13 anni quando ho finito le scuole, 12-13 anni quando ho finito le scuole, poi niente. Poi non ho fatto fino a 18 anni, non ho lavorato, poi a 18 anni ho iniziato a lavorare, il primo lavoro che ho fatto sono andato con i muratori a lavorare. L'ho fatto per 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni con i muratori, il primo lavoro che ho fatto. Poi niente, ho fatto una domanda in fabbrica, pensando che la fabbrica mi dava qualcosa di meglio, perché con i muratori, sai, è dura, con i muratori... L'inverno piove, fa freddo, tutte cose. Ho iniziato in fabbrica, niente. La fabbrica non mi piace. Sono 2 anni qualcosa che adesso lavoro in fabbrica e non mi piace per niente. Perché sei legato 8 ore sopra, dentro 4 mura chiusi. Cioè, sei peggio di un carcerato un altro po'. Niente. Poi non ti dà nessuna soddisfazione la fabbrica, perché giustamente sei come un robot lì dentro. Devi fare solamente un pezzo e montare quei pezzi. Sei in linea, catena di montaggio. E vai avanti. Sei considerato un numero, neanche un numero, uno zero, perché bene o male essere un numero, qualcosa eri, neanche quello, uno zero, niente. Montanarelli. Remo. Invito. Francesco. Una mattina, lavorando in Fiat, mi è successo un fatto troppo allucinante, no? Stavo facendo il turno del mattino, e a un certo punto, verso le 9 così, lavoravo in catena di montaggio in linea e stavo montando degli assali posteriori della A1, no? E davanti a me c'erano le due persone che montavano il motore, no? Anteriore, davanti. E a un certo punto ora si è incastrato alla carrozzeria e sta macchina man mano si alzava, cioè la linea andava avanti e la macchina pian piano si alzava, no? Allora io mi sono accorto subito che era pericoloso stare vicino a quella macchina, no? Allora ho iniziato a gridare: toglietevi, no? Cioè, gli dicevo a questi due miei amici di spostarsi da sotto la macchina, no? Che era pericoloso, e gridavo dicendo: fermate la linea, fermate la linea. E vedevo che nessuno si accennava o andava a fermare sta linea andava avanti in cone, e tutti sotto che cercavano di recuperare questa macchina e cercare di mettere il motore sotto la carrozzeria, nonostante
nonostante tutta la pericolosità che c'era in quel momento, no? Allora io ho preferito non metterci mani, di non lavorare, no? E allora, vedendo, assistendo a questa scena, mi sono detto che guarda quanto è incredibile, cioè non c'è più neanche il senso, non so, di umanità, nel senso che preferiscono più che si tira avanti con la produzione che diciamo il fatto che magari può essere pericoloso una macchina, può far male qualcheduno, no? Non c'è più rispetto per l'essere umano, ma c'è più il rispetto per la produzione, ecco. Questo fatto mi ha dato più fastidio, no? Allora da quel momento, quel giorno, è nata in me la voglia di andare via dalla Fiat. Gorgoglione. Di Gianni. Giuseppe. Salvitto. Amedeo. Un po' mio diletto, ogni sera ti aspetto, attendo il bel sorriso che splende il tuo viso. Io sento qui la gioia, li slinciti a cuore con tanto, tanto amore. Vicino. A te, a mamma, io sento calor di fiamma, che mai segnerà se c'è mamma e papà. L'amicizia per me è molto importante nella vita. Secondo me un amico vero deve essere come mia moglie. Devi avere, non dico che deve venire a letto, che per carità, però deve avere lo stesso pensiero di cui io ho con mia moglie, cioè lo stesso rapporto, condividere tutto quello che diciamo, cioè se c'è qualcosa che non va bene si discute insieme, si trova una logica. È ovvio che però trovi quell'amico cretino che magari ti prende in giro, niente, diciamo, come la moglie, no? Se ti fa le corna tua moglie ti incazzi e poi come va a finire, o la mandi a fanculo oppure arrivi al peggio. E l'amico per me è così. Dico che mi dovrebbe comportare come una moglie che mi tradisce, lo tratterei anch'io così. Dipende poi dal caso. E ovviamente verrà scartato. Io se tra 3-4 anni, adesso non ho la testa, ma se tra 3-4 anni dovrei trovare una ragazza che ci voglio bene di qua e di là, altrettanto per lei, e dovremmo avere un figlio, io spero che mio figlio non sia come me. Questo è sicuro, spero che non la strada che ho seguito io finora. Non voglio che diventi un mammascione, un cretino, uno bravo, sai, tutto scuola e casa, chiesa. Non voglio che diventi così. Voglio che sia un ragazzo di strada, un ragazzo sveglio, che si sappia arrangiare da solo. Però adeguato, calmo, non proprio un ragazzo che è stato in mezzo alla strada, come sono io adesso. Sì, che si sappia arrangiare da solo, però che ci abbia le sue responsabilità. E io cercherò di farlo diventare così. Un ragazzo sveglio. Oh, questa è la parola giusta. Io deve essere un ragazzo sveglio. Grillo. Luciano. Grazie. Ci sono tanti ragazzi che crescono in tanti modi. C'è adesso, oggi come oggi, il problema dell'eroina che è su tanti giovani e su tanti amici. Quello che mi dici te è di uno che vuole provare lì a farsi e che uno che vuole provare, non lo so, diciamo, emozioni, non so come dirlo. Uno che vuole provare. E uno provando ci cade al gioco dell'eroina, perché magari è curiosità. E quindi uno così può provare, perché se no non è che uno, come dici te, cosa lo induce a fare? Nessuno lo induce a fare. E uno dipende, il tipo di ragazzo che è, se vuole provare, che magari c'è in testa steroina qui, uno dice facciamoci uno spinello, e vuole provare pure a dire ma mi faccio, provo a farmi uno sniffo, provo a farmi un buco, e così la prova e magari gli piace e ci continua e continua a farlo. Tanti ragazzi che oggi come oggi ci cadono, magari oggi come oggi, magari se il ragazzo che cresce si guarda un po' attorno e dice è un problema molto grave, ho visto i miei amici, i miei fratelli, magari il più grande, oppure il cugino, oramai l'eroina è entrata nelle famiglie
così, se non è magari in casa tua, è tuo cugino o l'amico o il tizio che sta a fianco a te. Oramai è caduta su tutte le famiglie, non ce n'è, non ne ha neanche una. Salvito, Claudio, Eris, Davide, Baldareschi, Anchise, Gentile, Salvatore. Qualcosa da dire? Le punizioni, arbitro. Bene, alzo la mano di seconda, non fischio, si sposta il giocatore dalla palla, d'accordo? Di prima non alzo nessuna mano, possibilmente distante dal pallone che sia giocabile. Altre cose? Arbitro, siccome noi abbiamo il gioco del fuorigioco, mi raccomando. Quindi questo sono problemi miei, a lei non interessa. No, no. Quindi di prima se non alza la mano che... si può battere a sorpresa. A sorpresa, come vuole lei. Se chiama la barriera deve aspettare il mio fischio, d'accordo? Altro? Va bene così? Auguri e buon divertimento. Mentre arbitravo un incontro di calcio serale, una bellissima partita, tranquilla, forse l'unica della mia vita che ho arbitrato bene, le altre lasciamo perdere perché con tanti amici che sono qua in giro. E purtroppo a 2 minuti dalla fine, mi ricordo perfettamente, un carissimo ragazzo, un bravo ragazzo che ho conosciuto, padre di famiglia, e lì mi è dispiaciuto molto. Purtroppo in campo la bestemmia è reato, viene mandato fuori dal campo. Un'espulsione, ho cercato di aiutarlo la prima volta, la seconda, la terza, poi quando mi è stato detto la famosa e famigerata parola arbitro cornuto, come dicono in tanti campi, l'ho buttato fuori dal campo. Mi ha detto semplicemente ti aspetto fuori, ma nessun problema, a parlare si può discutere, poi le do spiegazioni in merito. Mentre qui non c'era ancora questa roba qua, queste baracche qui, c'erano dei gabbiotti normali in ferro, dal campo tutti che mi hanno dato i saluti, una brava partita, una bella partita, tutto quanto. Esco dal campo accompagnato dai gestori del campo qui, alle spalle un giocatore, questo giocatore che avevo mandato fuori dal campo, mi ha dato un pugno in un occhio, alle spalle dico, che mi ha fatto perdere 3 gradi di vista. E quel giorno lì sono stato abbastanza male perché sono stato portato all'ospedale, poi in questura per la denuncia, qui è successo pieno veramente, la gente si sono tuffati nello spogliatoio per picchiare questo giocatore che poi strano, non so, non si sa come, è scappato da questi spogliatoi da una finestrina molto piccola, non so come è riuscito a passare, è scappato per l'autostrada. E dopo circa 60 giorni che la denuncia andava avanti, al 60° giorno sono andato a ritirarla. Perché mi è dispiaciuto vedendolo arrivare qui a chiedermi scusa con 3 bambini molto piccoli, lì mi è dispiaciuto moltissimo. Comunque il ragazzo non gioca più, è stato espulso, squalificato a vita, ogni tanto viene a trovarmi, siamo vecchi amici come prima. Appena ho preso la patente, ero fresco di patente, appena era 1 mese che c'avevo la patente. Una sera gli frego la macchina a mio padre e esco via con la ragazza, no? Vado a prendere la ragazza e sto andando via, no? Andiamo, che ne so, a berci una birra, non mi ricordo dove stavamo andando, no? E io facevo lo scemo, andavo forte, no? Con la macchina, erano i primi tempi, sai, mi volevo divertire con la macchina. Quindi scendo dal cavalcalchera, minchia, vado per sorpassare una macchina, in corsia di sorpasso, un altro tipo che mi arrivava di fronte va a sorpassare anche lui, abbiamo fatto un frontale proprio, no? Minchia, ai 130 all'ora andavo, ho fatto un frontale, ho demolito tutta la macchina a mio padre, gliel'ho demolita. Pensa che quando hanno chiamato l'ambulanza, sai tutto quanto, come arriva l'ambulanza, mi salgo in ambulanza. Dopo che salgo in ambulanza, l'ambulanza stava parlando, un tipo l'ha fermata l'ambulanza e gli fa aspetta che c'è anche un altro da soccorrere, no? Quello dell'altra macchina. Minchia, vedo salire quest'altro in ambulanza, minchia, tutto infasciato, tutto pieno di sangue, sai, sto tipo. Minchia, mentre l'ambulanza è in ospedale al Martini, io gli faccio a sto pivello che c'era in ambulanza con me, no?
Gli faccio, ma che cazzo ti è successo? Gli faccio, minchia, se io c'avevo solo un taglio in testa e mi avevo rotto la gamba, no? Però stavo bene. Gli faccio a sto tipo, che è successo? Questo mi fa, puttana madonna, minchia, un tipo mi è venuto a sbattere frontale, minchia, 150 all'ora mi è venuto addosso. Minchia, solo becco l'ammazza sto bastardo, non mi fa. Mi fa, e a te che cosa ti è successo? Ma madonna, stessa cosa di te, oh. Un tipo mi ha invaso la mia corsia, gli faccio, e mi è venuto in pieno addosso, capito, un frontale. Mi fa lui, minchia, pure a te. Mi fa, ma che macchina c'avevi te? Mi faccio, minchia, c'avevo un Aritmo io. Mi fa, un Aritmo rossa c'avevi. Mi faccio, sì. E minchia, si voleva alzare, voleva picchiare, però c'erano i dottori, no, con noi. E minchia, lo tenevano calmo, no? Minchia, ero io, capito? Quello minchia ha detto, bastardo, mi faceva stupido. E io, bastardo sei tu, coglione, tu mi sei venuto addosso. Minchia, un casino così, no? Alla fine ci hanno dato il 50%. Ehi, amico! Vediamo se è così. Fa tutto l'anno. Ma va, ha avuto calcio di rigore il Torino stasera. Vai Franco, allunga così, bravo! Sera, quel
mentre io giocavo a pallone. Poi non sei perché tuo padre ti aveva sgridata. Aspettare la sera per fare le cose mi sembra che avevo fatto fino al mattino, giocare con gli amici, magari picchiarmi anche fare il casino. Mi è presentato, lui mi ha detto non mi riconosci, sono Paolo.